scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal mar. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. È tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Salve a tutti, sono Eric Fickman e state guardando WNS News. Emergono nuovi dettagli sul tentato rapimento di Anako Arasaka alla parata di Dashi della corporazione giapponese. Secondo i primi resoconti, gli aggressori sarebbero entrati in azione nel bel mezzo della parata e hanno provato a prendere il controllo del carro su cui si trovava l'erede dell'Arasaka. Per fortuna, la sicurezza della corporazione, sotto il comando diretto di Yorinobu Arasaka, ha rapidamente identificato gli aggressori e portato in salvo Anako-sama. Yorinobu-sama ha prontamente rilasciato... Ehi! Ci conosciamo?
thing of beauty will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, you're everywhere. Terra vista da lassù. È davvero bella come dicono? Oppure è solo un'altra menzogna? Ascolta. もちろんです。分かりました。fa un po' caldo ultimamente。
Arrenditi! Non hai possibilità di fuga. Arrenditi! Queste carte te le ha regalate Jackie, vero? Ricordo che mi ha chiesto di aiutarlo a scegliere il mazzo giusto. Mm-hmm. Ha scelto le carte giuste per me. Sento un forte legame con questo mazzo. Potrei consultarle per te, se vuoi. Sì, perché no, cazzo? Concentrati sugli ultimi tempi e su cosa ti aspetta. L'eremita. In solitudine scopre la verità su se stesso e sul mondo. Da ciò attinge la propria forza, fendendo l'oscurità con la sua lanterna. Potresti essere tu, o qualcuno che sarà gentile con te. Ma fa attenzione. Il Papa rovesciato è in agguato nell'ombra. Porta crisi, di vita e di autorità, ribellione e fanatismo. È una grave minaccia. Il diavolo rovesciato. Ti troverai sotto l'influenza di persone potenti con scopi poco chiari. Fa molta attenzione. La torre. Tu e tutti quelli intorno a te vivranno un forte shock. Quando la torre cadrà, niente sarà più come prima. Niente. So che è un regalo di Jackie, ma credo che quel mazzo non funzioni. Dovresti comprarne un altro. Ti sei creato tu questo destino, non incolpare le carte. Mi dispiace, non avrei dovuto. È solo che devi fare molta, molta attenzione, V. Finalmente ho recuperato abbastanza Eddie da pagarti. Tieniteli per ora. Ne hai più bisogno di me. Non intendo portarmeli nella tomba, Vic. Prendi. E grazie ancora per avermi fatto tutti quei lavori senza aver visto un Annie. Gli amici servono a questo. Stavo pensando di sostituire del cromo. Hai qualche novità? Da un'occhiata.
Stavo pensando di sostituire del cromo. Hai qualche novità? Da un'occhiata. Ho delle domande su Silver End e su questo chip. Non sono un esperto, ma spara. Vediamo che posso fare. Perché rivivo i ricordi di Johnny? State dividendo un cervello. Ha accesso ai tuoi sensi, alle percezioni, persino ai ricordi. E anche tu puoi vedere i suoi. Tra un po' non saprai più a chi appartiene cosa. Come vanno gli affari? No, non mi lamento. Le corporazioni mi lasciano in pace. E l'Arasaka è tornata ad assoldare mercenari che hanno bisogno di impianti all'ultimo grido. Fortuna che c'è Misty ad aiutarti. Sopporta bene le tue lagne. Sì, affittarle il negozio è la decisione migliore che abbia mai preso. Sai cosa? Mi sa che sei l'unica persona di Night City che è contenta di quello che ha. Quando arrivi a una certa età non ti fai più illusioni. E la vita comincia a essere più facile. Sono completamente pazzo o sto avendo un momento mistico? Misty? No, credo più di avere un neurone fuori posto da far controllare a Victor. Ah, magari chiedo entrambi. Thank you.
Sali personalmente sul ring? Non più. Ho preso troppe botte in testa. I riflessi non sono più quelli di una volta. C'è sempre una soluzione. Il Kerenskov dovrebbe compensare. Preferisco spendere i miei eddi in qualcos'altro. Era ora che mi ritirassi. NCPD, apri! Barry, lo sappiamo che ci sei. Siamo qui per aiutarti! Non avete un cazzo di mandato! Basta stronzate, apri! Siamo qui come colleghi, nient'altro! E ora lasciatemi fare! Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. Non sono io quello che sti chiuso in casa a fare la vita. Che succede? Vivo al piano di sopra. E allora tornaci e non ficcare il naso negli affari degli altri. Mendez, aspetta! È il suo vicino! Posso fare qualcosa? Forse. Conosci Barry? Più o meno. Abbiamo parlato un paio di volte. È un amico del distretto. Si è licenziato da poco. Ha avuto un crollo dopo la morte del suo migliore amico. Temiamo che possa fare qualche stupidaggine.
Rilassati, Petrova. Barry ha nervi d'acciaio. È solo un bastardo rancoroso. Mendes! Puoi parlargli quando si sarà calmato? Certo, perché no? Viviamo attaccati. Grazie. Solo... sii paziente. I poliziotti caduti in disgrazia possono essere suscettibili. Vedrò che posso fare. Che problemi hai? Ehi, Barry! Tutto bene lì dentro? Lo prenderò per un sì! Riprovo più tardi. Sono Ginny Jordan di N54 News e queste sono le notizie locali. L'SPD invita alla cautela nell'utilizzo dei data terminali con l'intenzione di rivelare.